fra i colori tenui della campagna e il tufo modellato dal tempo, qui a Tuscania, che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita uno degli uomini più straordinari che io abbia mai conosciuto, Alessandro Cococischi, un artista la cui vita ha avuto mille inizi e mille rifondazioni. Cococischi è nato nel 1948 a Porto Recanati. Mentre papà Janusz, sfuggito ai gulag siberiani, e la mamma Elena, sfollata dalla Russia, aspettano di imbarcarsi per una nuova vita, l'Argentina. Cococischi viene registrato all'anagrafe con il nome di Alessandro, ma per tornare a essere chiamato Alessandro impiega molti anni, cambia tanti nomi e attraversa infiniti confini, talvolta da clandestino. La storia di Alessandro Cococischi è molte storie, mai definitive, sempre irrequiete. Cococischi trascorre la giovinezza in una comunità nomade di indios guaraní, muovendo i primi passi nelle foreste amazzoniche. Yaguapirú, cane magro, lo chiamano i compagni di gioco. Cane magro diventa Alejandro nel 1954, quando lascia la famiglia a Buenos Aires e inizia a viaggiare al seguito di un circo uruguaiano per tutto il Sud America. Pulisce le gabbie degli animali e fa l'acrobata sui cavalli per guadagnare qualcosa. Intanto scopre l'arte, il disegno, la scenografia. Cococischi è un uomo di mille vite, un riassunto dell'umanità, e la sua opera artistica riflette tutto questo: il circo e l'Amazzonia, la Russia e l'Oriente. È un grande movimento di libertà. Dopo essersi opposto alle dittature sudamericane, Cococischi arriva in Italia, a Roma, nel 1971. Qui il poeta Raffaello Alberti, dopo aver visto i suoi lavori, esclama che ci sono solo Goya, Picasso e Cococischi. Aveva ragione, ma ascoltate questo vento di Tuscania. Soffia dove vuole. E Coco è soprattutto qui, in questa libertà che ha saputo incarnare come pochi altri.